Una società che parla sempre di futuro, ma di questo futuro restituisce una ripetizione esausta, disperata e tutto al più performante. La vita che si infutura e l'invito a riscoprire un'idea di prassi individuale e collettiva attraverso l'idea della partecipazione. Il futuro è sicuramente oggi una parola che è interdetta, cioè si pensa al futuro ma come se questo futuro non esistesse oppure non ci deve apparire davanti. Eppure il futuro è stata la forza che ha spinto sempre l'umanità, le persone, le società ad andare avanti. Allora ci siamo chiesti come mai questo futuro è assente, come mai non si può parlare di questo futuro, che cosa implica invece riprendere sulle proprie spalle l'idea che il futuro può essere nostro?